Nei cassetti della mia memoria trovo un grattalibro dell'infanzia, La regina delle nevi. Lo sfoglio e ne vedo le immagini da cui avevo grattato via il nero. E sento la voce di mia madre che dice: «Qui vedi la regina delle nevi in compagnia di Gerda, che è innamorata di Kei». La regina delle nevi è un tipo solitario, ama vivere nel suo castello di ghiaccio in compagnia dei suoi animali, gatti, cani. È una misantropa questa regina e un giorno balla con Kei. E ballando con Kei gli fa un maleficio, lo distoglie dall'amore per Gerda. Poi, come se niente fosse, chiama Gerda e insieme costruiscono un pupazzo di neve. La regina finge di essere amica della ragazza, ma in realtà le ha fatto del male. Tuttavia, la regina si compiace di ciò che ha fatto perché ama solo i suoi animali. Animali del bosco, scoiattoli, cervi, volpi. Animata da tal ricordo, vado in soffitta e cerco il grattalibro. Lo trovo ed esso mi appare con i suoi colori. E mi pare di nuovo di sentire la voce di mia madre che mi fa osservare il primo dei disegni. Lo scorgo ora un po' consunto. E sento mia madre che dice: «Guarda, Gerda è la regina delle nevi». Poi osservo le altre pagine del grattalibro e sento la voce di mia madre che dice: «Ho rielaborato un po' la storia di Andersen. Te l'ho narrata in maniera un po' diversa. Ho immaginato, infatti, che la regina delle nevi balli con Kei. Da grande ti piacerebbe trovare anche tu un Kei?» mi chiedeva mia madre. Poi mi mostrava la regina che con Gerda giocava a fare un pupazzo di neve. E mia madre mi diceva: «Immagina, immagina Maria di essere Gerda. Tu vuoi sposare Kei, ma la regina delle nevi non vuole, perché è solitaria e vuole che anche le altre persone restino sole». Guardo, osservo ed ecco il grattalibro mi presenta un'ultima pagina che prima non avevo ricordato. Non è stata grattata e il nero su di essa troneggia. E ora ricordo che mia madre mi disse: «Guarda, ora apparirà una bacchetta magica. Tu devi provare ad accenderla, se si illuminerà di blu, vuol dire che puoi grattare l'ultima pagina e concludere la storia come vuoi tu». Ed ecco, io ricordo che cliccai la bacchetta ed essa si illuminò di rosso. Rosso alla base, rosso il cuore e verde il cristallo di neve che troneggiava in alto. Poi cliccai di nuovo, mia madre mi disse: «Fai una seconda prova». Ora un po' di azzurro appariva, ma era solo il cristallo, il resto era rosso. E feci allora il terzo e ultimo tentativo, la bacchetta era completamente rossa. E mia madre mi disse: «Pazienza, non puoi grattare l'ultima pagina». E io, delusa, osservai la bacchetta che ora non mostrava più alcuna luce. E il ricordo di quella bacchetta rimase nel mio cuore. Da allora molto tempo è passato. È giunta la fine di dicembre, anno 2022. Sono una donna matura che esercita la professione di psicanalista. Mi piace entrare nell'animo dei miei pazienti, studiarli, aiutarli a funzionare meglio dal punto di vista psichico. L'anno si sta concludendo e io ricevo nel mio studio Martino, che di professione fa lo scrittore. Amante dell'esoterismo e dei culti orientali, la sua personalità mi affascina. Vedo in lui Kei e in me Gerda, della regina delle nevi di Andersen. Io sono Gerda, voglio aiutare Martino.
ma dentro il mio cuore abita anche una simbolica regina delle nevi che mi impedisce di portare avanti il mio compito. L'anno volge al termine e io faccio progetti. Vorrei sondare il cuore di quest'uomo e colmarlo di ogni bene. Ma qualcosa in me si oppone, crea delle resistenze nella mia psiche di analista. Cerco di gestire quello che in gergo si chiama controtransfert. Ed ecco, nell'imminenza della fine dell'anno mi telefona la figlia di mia sorella. Mi dice: «Zia, hai presente la regina delle nevi di Andersen?» «Certo», rispondo. Liliana, mia nipote, allora mi dice: «Ieri sera con la mamma ero a Blenheim Palace, a Woodstock. Il palazzo era finemente addobbato per le feste natalizie. Io non vedevo l'ora d'entrare e la mamma mi ha detto: "Vieni, andiamo a vedere". Così siamo penetrate dentro il palazzo. Un meraviglioso albero si è mostrato ai nostri occhi. Decori su decori hanno manifestato il loro fascino e la loro bellezza. Zia, avresti dovuto vedere i colori, il luccichio. Devi sapere che l'interno di questo palazzo è stato addobbato a regno della regina delle nevi. E io ho potuto con la fantasia ripercorrere la storia di Andersen. Zia, non puoi immaginare il fascino. Era il blu il colore che più di tutti mi ha colpito. Sembrava che il cielo fosse precipitato dentro le stanze del palazzo. Sono entrata in un mondo parallelo che mi ha fatto sognare di essere Gerda ed incontrare Kay. La magia degli alberi decorati mi ha avvolto. Cara zia, avrei voluto che anche tu fossi con me, ti sarebbe piaciuto. Dentro il palazzo io procedevo lentamente per osservare tutti i particolari. Il camino circondato da decori e da ninnoli. Mentre il colore blu mi abbandonava, era un rosa intenso che dominava nel mio cuore. E dagli occhi, zia, dagli occhi entrava dentro di me. E io pensavo: sono un po' Gerda e un po' la regina. Mentre la mamma mi diceva: tra poco vedrai il trono della regina. E io non vedevo l'ora. Ed ecco, un'atmosfera di bianco che virava verso l'azzurro mi ha accolto, mostrandomi un albero e un orso polare. E io ho capito, siamo nel regno della regina delle nevi, ed ecco, ne ho visto il trono. È vuoto, mi ha detto la mamma, ma a breve vedrai, la regina arriverà. E infatti, dopo poco, cara zia, la regina è giunta. Il suo abito era meraviglioso. Io l'ho salutata. Ed ecco, la regina mi ha ammiccato, poi si è seduta sul trono. Così mi dice mia nipote, poi aggiunge: la mamma mi ha detto che sei innamorata di un tuo paziente, ma non hai il coraggio di portare avanti il rapporto. Allora, zia, sei come la regina delle nevi che non vuole amore né per sé né per gli altri? Questa domanda mi imbarazza. Eppure sento che mia nipote ha colto nel segno. E coglie ancora nel segno quando mi dice: dentro Blenheim Palace ho visto l'albero dei desideri. Ho immaginato di appendere adesso il mio desiderio che tu divenga sposa, sposa dell'uomo che ami. Mia nipote fa poi alcune altre considerazioni e mi saluta.
e io lì seduta nel mio studio psicanalitico medito. Penso che a volte i bambini fanno centro. Ed ecco, l'ultimo giorno dell'anno, proprio l'ultimo giorno, ricevo il mio paziente Martino. Mi dice che si è appassionato a un pittore, Mikhail Golgakov. I suoi quadri hanno dominato la sua mente, gli sono apparsi in sogno. Chiedo al mio paziente di narrarmi tale visione onirica ed egli dice: nella notte ho sognato un quadro di Golgakov dal titolo Trappola reale. In esso appariva una regina dallo sguardo austero. Mi ha detto: sono la regina delle nevi e ti voglio intrappolare. Voglio impedire che tu sposi una donna che ti ama. Poi la donna del quadro ha proseguito a parlare dicendo: ora mi cambio d'abito. Un orologio pende sul mio petto. Sono signora del tempo. Mi copro gli occhi con una mascherina fatta di cielo per illudermi di non vedere la mia morte e la tua morte. Ed ecco, di nuovo questa regina ha cambiato abito. Il suo vestito era una sorta di scala, ai piedi della quale stavo io, Martino piccolo, vestito da giullare. Porgevo alla regina una lettera che avevo ricevuto e che era indirizzata sia a me sia a lei. Ed ecco, la regina mutava d'aspetto. Era esitante, stava per rifiutarsi di accettare quella lettera. Ma io le dicevo: la deve leggere poiché è indirizzata a me, Martino, e a lei, regina della neve. La regina allora prendeva la busta dalle mie mani, la guardava lentamente, poi ne osservava il francobollo. Esso portava impresso il simbolo della società teosofica, fondata dalla Blavatsky, e al centro mostrava l'uroboro, il serpente che si morde la coda, simbolo di eternità. La regina apriva la lettera e leggeva: cari Martino e regina delle nevi, mi rivolgo a voi per farvi entrare in un mondo parallelo in cui uomini e donne hanno perso il loro volto e la loro identità. Al posto della testa hanno giganti acini d'uva che non contengono più emozioni e pensieri, il loro io è distrutto. Solo una donna di nome Maria, che di professione fa l'analista, può aiutare Martino. Essa abita nel regno delle acque e sul capo ha una nave che viaggia tra uragani. Caro Martino, tu devi salire su tale nave e intraprendere il viaggio analitico. E così giungerai ad un labirinto. E Maria, la tua analista, come Arianna, ti aiuterà ad entrare in esso e ad uscirne. Ad uscirne dopo aver ritrovato il tuo vero volto e dopo aver ucciso il toro del disagio nervoso. Ma ecco, cari Martino e regina delle nevi, voglio dirvi altre cose. Nel mondo degli umani molte persone sono come burattini manovrati dai potenti. Non hanno identità e non sono molto diversi dagli uomini del mondo parallelo che hanno acini d'uva al posto del capo. Questi burattini manovrati dall'alto vivono la vita come un'eterna competizione, una partita a scacchi, cui c'è chi vince e c'è chi perde. E chi vince ha il potere sull'altro, lo può dominare, lo può usare come vuole. E allora l'invidia e la lotta per la sopravvivenza dominano nel cuore delle persone.
e la vita per loro è una lotta contro il tempo. Guarda, guarda questo piccolo giullare che regge un orologio. Un saggio indiano dall'alto suona musica. Una donna gioca a scacchi con il tempo e se vince dominerà l'eternità. Ed è questa eternità che tu, Martino, cerchi. E altri umani la cercano insieme a te. Vieni, entriamo nella stanza del tempo. Due persone giocano a scacchi la partita della vita. Orologi stanno qua e là. Due orologi hanno il volto di donne. Una è la regina della neve e l'altra è la tua analista di nome Maria, caro Martino. Entrambe cercano di regalarti l'eternità. La regina della neve ti presenta l'eternità sotto forma di un cerchio in cui si gioca una partita a scacchi contro il tempo. Persone mascherate siedono sul muretto circolare e sperano che i loro giorni non finiscano mai, che la loro vita si prolunghi all'infinito. Ma ecco, compare il re del tempo con il suo mulino e dice: io faccio girare la ruota dei minuti, dei secondi, delle ore, dei giorni, dei mesi e degli anni, ma la fermo quando voglio. E la vita può cessare a mio piacimento. Ed ecco, cari Martino e regina delle nevi, ora appare la clessidra del tempo. Una maschera che sta su di essa proclama: i grani della clessidra scendono, scendono, finché la parte superiore rimane vuota. Cari Martino e regina delle nevi, come farete ad avere l'eternità? Voi non mi sapete rispondere e io proseguo narrandovi ancora. Caro Martino, nel mondo parallelo in cui sei giunto, la tua psicanalista Maria ritorna bambina. La regina delle nevi ora ha un aspetto comune e porge alla tua analista divenuta infante uno strano animale. A metà tra il pavone e il serpente, esso è un uroboro, simbolo di eternità. Ed ecco, caro Martino, l'analista Maria ritorna adulta. Tu e lei avete ora l'aspetto di giullari e i vostri cappucci sono uniti da un cerchio uroborico. Simbolo di eternità, ma è un'eternità che vi imprigiona, poiché non potete muovervi, siete incollati l'uno all'altra. E io, caro Martino, che sono tua madre morta, autrice della lettera, ti dico: osserva il francobollo della missiva. Anche lì c'è l'uroboro, simbolo di eternità. Ma non è l'eternità che tu cerchi, questa ti imprigiona. Tu cerchi invece un'eternità che ti liberi. A tali parole mi sono svegliato, mi dice il mio paziente in questo giorno di fine anno. E io rimango stupita per la bellezza del racconto che mi ha narrato. Per un attimo sto in silenzio e penso alla fiaba di Andersen, la regina delle nevi. Penso anche al fatto che mi sto innamorando sempre più di questo mio paziente. Vorrei portare la terapia ad un certo punto di miglioramento per poi interrompere e portare avanti un rapporto d'amore. Sento il mio cuore vibrare. E penso al finale della fiaba di Andersen, la regina delle nevi. Penso al fatto che Kay è stato soggiogato da lei e costretto a comporre all'infinito parole con frammenti di ghiaccio. Solo se da essi comparirà la parola eternità, Kay sarà libero.
Gerda trova Kay e con le lacrime scioglie il ghiaccio del suo cuore, poi danzano. Le vibrazioni dei passi fanno muovere i frammenti di ghiaccio che compongono la parola eternità. Così rievoco e il mio sguardo si appoggia su una scultura che è nel mio studio. Un'imitazione dell'eterna primavera di Rodin. Essa ritrae due amanti che si baciano. E dico a Martino, le regalo quest'amore eterno, questa primavera eterna di bene. È questa l'eternità che lei cerca. O meglio, che tu cerchi, dico al mio paziente, che fissa anche lui la scultura. Martino mi guarda mentre io gli dico: l'eternità di un amore terreno poggia sull'eternità di un Dio buono e immenso, che ha messo nel cuore dell'uomo il desiderio di eterno, e questo eterno si declina anche nell'eternità di un amore sponsale. E così, in questo 31 dicembre, mi dichiaro a Martino: perdo un paziente, ma acquisto un uomo che mi ama. E sono felice, sono contenta, lo saluto e vado a riprendere il grattalibro che mi regalò mia madre nell'infanzia. La copertina si staglia con i suoi colori. Ed ecco, osservo la prima pagina liberata dal nero. E mi pare di sentire la voce di mia madre che mi parla della Regina delle Nevi e di Gerda insieme. Mi dice poi che la Regina delle Nevi è un tipo solitario e vuole vivere sola con i suoi animali nel suo castello di ghiaccio. Ed è così misantropa che vuole anche distruggere l'amore di Kay e di Gerda, al punto che balla con Kay e gli fa un maleficio, impedendogli di essere amato e di amare. Poi la Regina delle Nevi, come niente fosse, esce fuori con Gerda e insieme costruiscono, sorridendo, un pupazzo di neve. Gerda non sa del male che le è stato fatto da tale regina che ama solo gli animali, il ghiaccio, la neve e la solitudine. E sta in compagnia di volpi, di cervi, di scoiattoli. Ed ecco, giungo all'ultima pagina che non è stata liberata dal nero. E mi pare con la fantasia di udire la voce di mia madre che dice: prendi la bacchetta magica, e io la prendo. E con la fantasia di nuovo sento mia madre che dice: accendila, se diverrà blu potrai grattare l'ultima pagina. Io clicco ed ecco, dapprima il cuore si illumina di bianco e il cristallo di neve di verde. Tremo dalla paura di non avere successo e clicco di nuovo. Ed ecco, il cristallo di neve si fa blu, ma il cuore è ancora bianco, il cuore della bacchetta. E in sintonia con esso, bianco di paura, è il mio cuore. Ma ecco, clicco di nuovo e questa volta il blu appare. Ma no, il cristallo di neve è ancora un po' verde. Penso di aver fallito, ma ecco, diventa blu. Ora sia il cuore sia il cristallo di neve sono blu e mia madre dice: puoi prendere l'ultima pagina del grattalibro e puoi grattare via il nero. Non vedo l'ora che tutto ciò avvenga e mi metto all'opera. Ed ecco, dopo pochi minuti, un'immagine colorata rifulge davanti ai miei occhi. La regina è su un cocchio trainato da un cavallo in compagnia di due amiche. E odo con la fantasia la voce di mia madre che mi dice: sai dove sta andando la Regina delle Nevi? Al matrimonio di Kay e Gerda. E verrà anche al matrimonio di te, Maria e Martino.
Buon anno, conclude mia madre. Buon capodanno in compagnia della regina delle nevi.